Ciao a tutte, bentornate nel laboratorio di Attimi Creativi. Oggi siamo al secondo appuntamento della nostra tavola in fiore. Come promesso, oggi Eleonora vi mostrerà un utilizzo alternativo della nostra fustella geranio e primula per la realizzazione delle ortensie. In questo tutorial la vedrete realizzata con del foamy run. Vi ricordo però che potrete realizzare tutti i fiori dei nostri tutorial con tutti i tipi di materiali idonei alla Big Shot: feltro, pannolenci, cartoncino, eccetera. Buon tutorial a tutti! Bentornate! Oggi vi farò vedere come realizzare l'ortensia. Utilizzeremo la nostra fustella primula geranio, i distress oxide, i pennellini da stencil, la gutta perca, dei pistilli con l'anima in ferro, quindi rigidi, il filo di alluminio, una pallina di polistirolo più o meno 8 cm, le pinze, il nostro taglierino e il foamy run, che è il nuovo foamy da 0,60. Oggi realizziamo il fiore dell'ortensia bianca e le foglie. Ho precedentemente fustellato una sessantina di fiorellini in questo modo e due di questi con il foamy run verde. Nella presentazione avrete notato che vi ho mostrato l'ortensia blu. Per l'ortensia blu il procedimento è identico. Scegliamo solamente un foamy run azzurro sul quale poi andremo a sfumare i vari colori a seconda della tonalità che vogliamo dare al nostro fiore. Il primo passaggio è quello di prendere una pallina e con il cutter tagliare tre quarti ed eliminarli. Una volta tagliati i tre quarti, andremo a tagliare il bordo netto che si è formato. Stiamo creando l'interno del nostro fiore, quello sul quale noi incolleremo i nostri singoli fiorellini a giro. Creo questa forma perché sicuramente sapete che il fiore dell'ortensia ha questa forma di funghettino. Taglierò poi un pezzo di alluminio che mi servirà per creare il gambo. Scelgo l'alluminio perché è più spesso rispetto al filo di ferro e l'ortensia ha comunque una consistenza un pochino più evidente. Addirittura, come vedete, lo uso doppio. Quindi due pezzi di filo di alluminio che saranno poi inseriti alla base della mia mezza pallina e creeranno il mio gambo. Per facilitare il lavoro non inserisco il gambo all'inizio, lo inserirò poi dopo aver applicato i fiorellini. Quindi procedo con l'appoggio dei miei fiori sul ferro da stiro caldo. Sollevo i fiorellini, li raduno leggermente nelle mie mani, li riapro in questo modo. Ogni petalo viene allargato alla base. Utilizzo poi il Distress Oxide Peeled Paint, che è verdino, per colorare il centro. Coloro il fiore solo dopo averlo modellato. Prendo un pistillo con gambo in ferro, accorcio in questo modo, inserisco al centro del fiore, do una leggera toccata di colore verde e procedo con l'inserimento dei fiorellini sulla mia mezza pallina. Una cosa gradevole alla vista potrebbe essere anche quella di dare un fondo di colore verde alla pallina per creare l'effetto gambo, visto che comunque l'ortensia è un fiore pieno di micro fiorellini uniti al gambo. Prima però di inserire il fiorellino do una toccata di colla caldo, perché così riesco a confermare maggiormente tutti i singoli fiori. In questo modo vedete una goccina, poi spingo e in automatico il mio fiorellino comincia a crearsi. Procedo così con tutti i fiori. Ne ho fustellati circa 60, perché per ottenere un fiore cicciottoso come quello che voi vedete sono necessari. Dopo aver coperto tutta la parte superiore della pallina e aver colorato di verde anche la base, con un punzone cerchiamo di creare uno spazio per poter inserire i due fili di alluminio. Mettiamo un pochino di colla caldo per confermare l'alluminio e inseriamo il gambo, così. Una volta inserito, con la gutta lo ricopriamo, gli diamo magari due giri così il filo rimane ben compatto, così, fino a metà, perché poi
inseriremo le foglie e cominciamo a creare il nostro fiore ingambato. Vi ricordate, ho fustellato un fiorellino in verde, ho tagliato ogni singolo petalo in questo modo, ne ho tagliati più di 2, 3, poi a seconda di quello che secondo voi può andare bene. Li coloro sempre con i Distress Oxide, in questo caso decido che tonalità dare poi alle mie foglie e ai miei eventuali sepali. In questo caso non sono sepali, perché voi sapete che il fiore dell'ortensia non ha sepali. L'effetto che vorrei che ci fosse è l'effetto di quei finti gambettini che si trovano proprio sotto alla pallina del fiore. Quindi dopo averli colorati sempre con i Distress, li riscaldo, lascio che si arricino un po', li maltratto, una puntina di colla alla base del gambo, elimino tutti i fili che la nostra colla a caldo ci lascia, dopodiché proseguo nell'incollaggio degli altri fiori per dare poi vita al fiore completo. Una volta terminato l'inserimento dei vari fiorellini, ho fustellato quindi le foglie che nascono per la primula, ma le trasformiamo per l'ortensia. Dobbiamo creare però una piccola frastagliatura, perché voi sapete che le foglie dell'ortensia sono dentellate, quindi pieghiamo la foglia su se stessa, utilizziamo le forbici e con le forbici facciamo dei piccoli taglietti in questo modo. Questo ci aiuta ad avere una forma più possibile dentellata. Non dovete essere precise, vedete, dovete fare un piccolo movimento. Per noi è importante dopo, quando scalderemo come al solito il nostro foamy e lo modelleremo. Scaldiamo la foglia prima di darle un tono di colore. Appoggiamo quindi sul nostro ferro, la teniamo in mano, la pieghiamo, la tiriamo. Serve per allargare leggermente la forma. Diamo una piccola girata alla punta per crearla un pochino più appuntita, giriamo e modelliamo. Diamo una leggera sfumatura alle nostre foglie, quindi utilizziamo sempre i Distress Oxide dal centro della foglia verso l'esterno. Decidete voi quale intensità di colore volete dare alle foglie. Sono partita da un foamy color oliva chiaro, esiste anche il color verde smeraldo, che quindi ha una tonalità un po' più scura. Potete benissimo scegliere voi a seconda della composizione che volete creare. Uso anche un pochino di Vintage Foto, che è un colore leggermente marrone antico, giusto per dare quell'effetto di foglia più possibile simile alla foglia naturale. Il passaggio successivo sarà quello di ingambare le singole foglie. Utilizziamo il filo di ferro sottile e lo utilizziamo doppio, lo incolleremo davanti e poi chiuderemo così, ma questo perché io vorrei che la foglia rimanesse più naturale possibile. Per evitare che ci sia troppa differenza, utilizzate il Distress Pine Needles per acchiappare la sfumatura e poi vi gestite le sfumature con gli altri oxide. Ecco la nostra ortensia, ci vediamo la settimana prossima per completare la nostra tavola in fiore. Ciao a tutte! Non perdetevi il terzo ed ultimo appuntamento della nostra tavola in fiore, in cui Eleonora vi mostrerà la conclusione del progetto e l'ambientazione per abbellire e colorare la vostra estate.